Bella a tutti ragazzoni e benvenuti nel 71esimo episodio della nostra serie di Master League. Sta uscendo Minecraft, ma non c'entra niente. Nella nostra Master League con l'Inter, signorini, Pro Evolution Soccer 2. Siamo quindi in campionato. Veniamo dallo scorso video in cui abbiamo battuto la Fiorentina 2-1, che in questo momento ora si trova seconda in classifica a pari punti col Dortmund. E stiamo andando bene, signori. Ci stiamo un attimino riprendendo e questa cosa va abbastanza bene. Abbiamo 8 punticini per il mercato, quindi si può iniziare, ci possiamo avvicinare a un prossimo acquisto, signori, ma tutto dipende dalle prossime partite. Signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché ho bisogno del vostro supporto per continuare a crescere e anche dei vostri commenti che recupererò piano piano durante la settimana, perché ovviamente io sto registrando in rapida successione. E quindi non ho il tempo di applicare magari i vostri consigli subito, però piano piano poi li memorizzo e ne faccio tesoro. Signori, noi manteniamo sempre la stessa formazione perché mi dà sicurezza e non abbiamo ancora gli interpreti per modificare il modulo. E anche perché comunque mi sto trovando bene con questa formazione, signori. Quindi contro il West Ham andiamo a giocare. Quindi per ora rimaniamo fissi sulle certezze che abbiamo, signori, sulle certezze che abbiamo. Giochiamo contro il West Ham. Contro il West Ham significa che dobbiamo portarci a casa dei punticini, dei punti, signori. Perché a parte che il West Ham è sotto in classifica e non possiamo farci recuperare dal West Ham. Ivanov, mamma mia, Ivanov mio. Andavamo sotto dopo 2 minuti, signori, non è che era grave la cosa. Era catastrofe proprio. Era proprio una catastrofe. Mi lasciano solo Babangida così. Me lo lasciano così, signori. Solo soletto, Babangida. Che ha paura. Non ha paura di rimanere da solo. Babangida! Castolo! L'ha sbloccata lui! Non so come cazzo non l'ha fatto, ma l'ha sbloccata lui, signori! Castolo, il nostro numero 18! Come Zamorano! Incredibile! Babangida prova il tiro! Pallone respinto da non so chi! Castolo si trova nel posto giusto al momento giusto! Inter 1, West Ham 0, signori! Inter 1, West Ham 0. Buono così! Dopo 5 minuti! Dopo 5 minuti questa è tanta roba, signori! Dopo 5 minuti questa è tanta roba! Dopo 5 minuti, questa è tanta roba. Purtroppo, Rio Ferdinand, signore, Rio Ferdinand, ci credo che può fermare uno come Babangida. Rio Ferdinand, mi sta anche bene che fermi Babangida, Rio Ferdinand. Perché Rio Ferdinand e Rio Ferdinand, loro la pareggiano subito. Ti può sembrare che non la pareggiavano subito? Che cos'era che non la pareggiavano subito? Dai, però, Babangida, non ti puoi fare buttare a terra così quando stiamo partendo bene in contropiede. Mannaggia una miseria. Ma poi da chi? E chi era? Sinclair? No, 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 bravo, Babangida, parti. Parti, Babangida, brucia fuoco, Babangida, non ci andare. Perché l'analogico mi deve prendere i movimenti che non gli dico? Qualcuno me lo spiega perché l'analogico mi deve prendere i movimenti che non gli dico? Porca di una miseria infame. Ah, sta la Babangida subito. Velocità di movimento, signori, velocità di movimento. Perché lì che c'è il giocatore lì sulla fascia completamente libero? Perché lì? Ah, comunque abbiamo preso un gol da polli proprio. Ecco, Valeri mio, se tu ti fai buttare fuori è grave la cosa. Perché non abbiamo grossi difensori centrali col quale io posso. Attenzione, attenzione, sto cercando l'arrivo di Babangida che arriva adesso con tutta calma, ma ci sta bene perché bruciamo Sinclair, bruciamo Sinclair, bruciamo Sinclair! Bolatta gli tira uno straccio bagnato, Bolatta gli tira uno straccio bagnato, però va bene. Miranda, 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 si vede ancora, è ancora in campo Miranda. No, dai, però cazzarola, porca miseria infame. Buono Ivanov, buono Ivanov, buono Ivanov. Dai, giocala subito per Valeri, per Cellini che manda Babangida, che me l'hanno lasciato nuovamente solo. Babangida, Babangida, Babangida. Calcio d'angolo. Non doveva frenare così, doveva semplicemente sterzare, ma a lui gli è piaciuto frenare e quindi. Babangida, Babangida, si crea lo spazio. Babangida, cerca il compagno Matt. Un calcio d'angolo che eravamo riusciti a fare il movimento giusto, ce lo siamo fumati così praticamente. Buon, 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 buon. Per chi? Per chi? Cazzo della miseria infame.
Sì, vabbè, che, non lo so, calcio spettacolo? Calcio spettacolo, il tiki-taka praticamente. Tu lancialo che il bamba parte, tu lancialo che il bamba parte e non lo ferma nessuno, il bamba parte... No, invece non l'ho fermato. Non è fuori sta palla, non è fuori questa palla, ma sta mannaggia di palla non è fuori, mannaggia di una miseria infame, guarda che cambio di gioco che è riuscito a fare. Sì, vabbè. Metti mio, però devi riuscire a fare giusti i passaggi. Metti mio, devi riuscire. Grandissimo, vai, dai, 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 dai,
Miranda contro Miranda. No, vabbè, era scontato che non riuscissimo. Eravamo troppo chiusi su quel lato di fascia. Eravamo troppo chiusi su quella parte di fascia. Attenzione allora al 35esimo. Parte il loro traversone al centro. Riusciamo a metterla fuori con Babangida che nel movimento brucia Foé. Nel momento brucia Foé e poi però non si sa perché non riesce a fare niente di interessante. Mannaggia. Sinclair ha bruciato. Non lo so. Porca miseria infame. Riesce a passarla? No, non riusciamo a passarla. Oh, Babangida, palla arriva Babangida. Babangida, 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 Babangida che cerca l'1-2. L'1-2 arriva, cerca il compagno. Castolo, 2-1. Castolo, Castello lì, come cazzo lo te chiami? 2-1 alla fine del primo tempo. Assist di Babangida. Mamma mia. Mamma mia, come l'abbiamo trovato. Mamma mia. Gol della M, come si suol dire, gol della merda. L'abbiamo trovato e va bene così. La ribaltiamo alla fine del primo tempo. Ecco. Non ci credo. Cioè, che cazzarola però, dai. Se mi deve pareggiare subito così, mi fa attaccare i nervi però. Io lo posso capire tutto. Però se me la deve pareggiare così, giusto per la cosa di doverla pareggiare. No, 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 no. Tu ti immagini? Tu ti immagini cosa stavamo prendendo? Immagini che gol stavamo subendo, signori. Calma, tu buttala fuori che finita il primo tempo, cazzarola di una miseria. Tu buttala fuori, che se l'arbitro non fischia è veramente un bastardo. Guarda che l'arbitro non fischia, guarda che l'arbitro non fischia. Anche voi sbagliate i passaggi, signori. Anche voi li sbagliate. Bravo così, bravissimo. Una punizione che noi la sparapacchiamo lontana. L'arbitro continua a non fischiare. L'arbitro continua. Quanto cazzo la sta durando sto recupero? Bene così. È vero, è verità. Cazzarola, però. Porca miseria. 2-1, 2-1, signori. 2-1, 2-1. Ma al solito spostiamo Miranda per Babangida. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Un risultato che per ora ci premia. Per ora un risultato che ci premia e ci sta bene. Uff. Babangi da parti, Babangi da parti. Brucia Foé. Brucia Foé, Babangida. Brucia Foé, Babangi. Va bene, l'1-2 è inutile, inutile come poche cose al mondo questo 1-2. Però non avevo grandi altre soluzioni. Oh, è nostra. Non ci prova, è nostra. Ok. E dai, però, mannaggia di una miseria infame. Ma cosa cazzo ha fatto? Ma che cos'era? Ma perché? Met. Dai, dai, cavolo di una miseria, dai che è fuori. Ma sì, vabbè, dai, però se tu ci vai in bocca è logico che non riesci a creare nulla se tu ci vai. No, 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 va bene. No, cioè, tu appena macchi il tasto per dire spazzala via, loro vanno in scivolata. Loro vanno in scivolata e ti si crea il buco. Babangida, grande Babangida, grandissimo Babangida. Dove vai, Babangi? Porca miseria, infame. Però è partito Babangida, signori. È partito Babangida. È partito Babangida che non riesce però a superare il centrocampo. Fuori gioco, meno male.
Allora, l'importante, buttala sotto perché io ti conosco, zio, io ti conosco, tu fai il passaggio quello merda. Preferisco aver perso il pallone così. Preferisco aver perso il pallone così. Almeno ho la possibilità di. Dai, non gli ha fatto niente. Giallo per Vorlanden. Punizione per loro. Pallone buttato al centro. Matt non riesce a tenerla. Dai, che era nostra, mannaggia. Ma Vangita, non puoi saltare tu di testa. Mannaggia a te, a chi non te lo dice pure. Miranda, però, riusciamo a partire in contropiede, signori. Riusciamo a ripartire in contropiede. 1-2. Pallone brutto per Babangida. Pallone brutto come poche cose al mondo. Però Babangida ci crede e trova il gol. Ci crede e Babangida trova il gol. Babangida ci crede e trova il gol, signori. 3-1. Mamma mia. Mamma mia. La potevo passare, signori, sì, è vero, la potevo passare e trovare magari il gol di un altro marcatore e dare a Babangida l'assist, però, mamma mia. Riusciamo a levargli il pallone? Dico, non gli devi camminare a braccetto, non gli devi camminare a braccetto, se riusciva a tenerla sulla linea di gioco, scleravo male, scleravo malissimo. Niente da fare. Cincischiamo troppo, invece di affondare. Mamma mia, mamma mia. Vicinissimi loro con Di Canio al gol del 2-1, al gol del 3-2. Lanciato subito Babangida che è ripartito Babangida su quella fascia, è ripartito Babangida, guadagniamo un calcio d'angolo. Quando si stacca il difensore centrale è complicato. Va bene ancora il calcio d'angolo, va bene ancora il calcio d'angolo. No! Ma porca miseria infame, oh, ma porca di una miseriaccia infame, ma porca di una miseriaccia infame, oh. Come mi dà fastidio quando gli deve per forza far conquistare il pallone, oh, come mi dà fastidio. Nocci, nocci, che era tua, mannaggia di una miseria, perché ti devi fare passare davanti? E vabbè, solo, ma detto Ivano, l'ho visto dentro, signore, sono sincero, l'ho vista dentro, l'ho vista dentro. Dov'è il mio compagno di fascia che poi deve lanciare il Babangida che parte subito, il Babangida che lancia, Castolo, troppo, lì forse ci stava un passaggio secco. Passaggio secco, lì ci stava Babangida che recupera il pallone. Babangida, 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 decide di partire lui. Babangida, 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 ancora, ancora il Bamba, ancora il Bamba rientra, ancora il Bamba rientra. Vabbè, questa volta ho cercato il passaggio, signori. Ho voluto fare qualcosa di diverso, onde evitare di trovare nuovamente il gol con Babangida. Ho voluto fare qualcosa di diverso e però non mi è riuscito. Non mi è riuscito. Il Bamba cerca l'1-2. No, era un 1-2. Doveva essere un 1-2. Che non si sono capiti, signori. Mette però riconquista un gran pallone. Mette riconquista un gran pallone. Però poi ci perdiamo in maniera difensiva. Ci perdiamo. Ivanov, hai voglia di uscire? Mamma mia, il palo che ha preso, signori. Ivanov non aveva voglia di uscire, non gli interessava, non gli interessava questa azione, non gli interessava questa azione e quindi giustamente non dice perché devo andare, devo uscire. Ah, Babangida! Calma e sangue freddo, calma e sangue freddo, teniamolo, 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 teniamolo. 3-1 sarebbe importantissimo, signori. Non che il. No! Va bene, va bene, va bene. Se la portano loro fuori, se la portano loro fuori. Non che il. Lancialo, lancialo. Mamma mia, che brutto passaggio in profondità. Però va bene, però va bene, però va bene. Però va bene, riusciamo a rientrare. E dagliela! Finisce, signori! L'Inter batte il West Ham 3-1, signori! 3-1! Porca miseria, non ci avrei mai pensato. 7 tiri a 10 e abbiamo vinto. La Fiorentina perde, signori. Guadagniamo altri 2 punti sulla Fiorentina. Pareggia, chiedo scusa, guadagniamo 2 punti sulla Fiorentina.
manteniamo il distacco sul Dortmund, ma lo guadagniamo 2 punti sul Chelsea. Arsenal e Marsiglia non ci interessano. Va bene così. Doppietta di Castello, un assist di Babangida, un assist di Castello e gol di Castello, e gol di Babangida. Bello così, sono scambiati i favori a vicenda, ma a noi sta benissimo questa cosa, signori. A noi questa cosa va benissimo, a noi questa situazione va benissimo. Andiamo a 36 punti, signori. 36 punti, 36 punti, signori. 36 punti. Tanta roba, saliamo al quarto posto, 19 punti, pari punti col Chelsea e siamo a 4 lunghezze dalla Fiorentina che è seconda in campionato, signori. Che è seconda in campionato, ma 36 punti, signori, significano una cosa sola. 36 punti significano una cosa sola, signori. Significano Roberto Carlos. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, signori, mamma mia. Roberto Carlos ce l'ha svolta. Stiamo funzionando bene, signori, ma Roberto Carlos ce l'ha svolta. Roberto Carlos ce l'ha svolta. Roberto Carlos o Claudio Lopez? Questa è una bella. È un bel dubbio. È un bel dubbio che io purtroppo devo registrare in rapida successione, signori, anche perché quando voi vedrete questo video, io non avrò il tempo di registrare quello di venerdì. E quindi dovrò prendere io la decisione. Dovrò prendere io la decisione. Allora, Claudio Lopez è tanta roba. Messo là davanti, secondo me ci può dare una bella mano. Roberto Carlos messo dietro le punte, ora come ora, anche lui ci spaccherebbe tanto le partite. Ci spaccherebbe tanto le partite. Non lo so, signori. Decido off camera con calma e poi ci vediamo sempre qui sul canale per i prossimi appuntamenti. Detto questo, signori, comunque il campionato sta andando bene e questa è un'ottima cosa, è un'ottima cosa. Sogno secondo posto funziona, sogno secondo posto funziona. Quante partite ci mancano noi per concludere questo secondo girone? Ah, solamente quella con l'Ajax. Solo quella con l'Ajax abbiamo finito il secondo turno che è andato decisamente meglio, tutte vittorie a parte il pareggio col Chelsea. Bello così, bello così. Detto questo, signori, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!